Quante volte avete letto dei titoli nelle librerie, dei titoli di giornali, degli annunci su internet su come essere felici, la ricetta per la felicità, come raggiungere la felicità? È un problema molto complicato perché non abbiamo neanche una definizione stessa di felicità, o meglio, la definizione di felicità, quello che dovrebbe portarci ad essere felici, è mal posto e ci viene insegnato ad avere un atteggiamento nei confronti del problema che ha tantissime lacune di fondo, che è proprio inverso. In questo video voglio fare delle riflessioni in merito con voi, quindi non vi dirò come essere felici assolutamente, però vi dirò come approcciarvi al problema, o meglio, quello che secondo me è il miglior approccio del problema. La prenderò molto alla lontana, quindi perdonatemi innanzitutto se parto così all'indietro e partirò da un concetto della meccanica quantistica e un esperimento molto famoso che è quello del gatto di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger è un esperimento, o meglio, un paradosso se vogliamo, anche se non è mai stato utilizzato il termine paradosso, nel grandissimo dibattito riguardo alla sovrapposizione quantistica e alla traslazione dei problemi microscopici degli atomi in problemi macroscopici. Sostanzialmente il giochetto qual è? Quello di mettere un gatto all'interno di una scatola sigillata in cui c'è un marchingegno dove c'è un atomo di una sostanza radioattiva eccitato, e se l'atomo rimane eccitato non succede niente, se l'atomo invece torna al suo stato fondamentale, quindi decade, si attiva un meccanismo che rilascia una sostanza tossica, un cianuro, che uccide il gatto. Quindi sostanzialmente lasciamo questa scatola per un'ora e realmente noi non possiamo sapere se il gatto è vivo o morto, se l'atomo è decaduto o meno. Quindi teoricamente c'è una possibilità del 50-50 che il gatto sia vivo o sia morto. Ecco, la meccanica quantistica, o meglio la sovrapposizione degli stati quantistici, che è il primo principio della meccanica quantistica, ci dice che due stati quantistici possono essere sovrapposti, il risultato sarà un ulteriore stato quantistico altrettanto valido. Quindi sostanzialmente ci sta dicendo che finché io non apro la scatola, il gatto può essere vivo o morto. Si crea quello che viene definito un entangled con l'atomo, cioè il gatto è collegato, correlato all'atomo in qualche modo, e può essere vivo o morto. Andiamo e facciamo un passo avanti su qualcosa di più vicino a noi, su cosa lo possiamo riapplicare. Il concetto di luce e buio. Il concetto di luce e buio è molto interessante perché se ci pensate, che cos'è il buio? Il buio non è altro che assenza di luce. Quando c'è la luce vediamo la luce, quando la luce non c'è, c'è buio. Quindi ipoteticamente se io chiudo una stanza, invento un marchingegno, magari sempre utilizzando un atomo eccitato per cui si può o meno attivare la luce, io non so se sarà buio o se ci sarà la luce nella stanza e finché non entro questi due stati sono sovrapposti, ossia c'è la luce ma c'è anche il buio. Questi due stati quantistici coesistono. Facendo quindi un passo ancora avanti, rapportiamo questo al concetto di felicità e sofferenza. Se il buio è assenza di luce, posso dire che la felicità è assenza di sofferenza. Sembra un concetto abbastanza banale, logico, però ha delle ripercussioni veramente, veramente importanti. Ora vi chiedo, pensate al vostro concetto di felicità, cos'è che vi renderebbe felici adesso? La prima cosa che vi viene in mente. Ora, il 90% di voi avrà identificato un comportamento attivo. Mi renderebbe felice comprare finalmente casa. Mi renderebbe felice trovare la mia anima gemella. Mi renderebbe felice comprare quella macchina. Mi renderebbe felice avere un lavoro migliore. Mi renderebbe felice andare in vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. Queste non è felicità. Queste sono emozioni. È un qualcosa di ben diverso. Quello che realmente vi rende felice è il fatto che voi siete felici. Partiamo dall'essere felici. Pensate a qualsiasi specie animale. Certo, l'uomo è complesso, però qualsiasi specie animale parte da un livello di base di felicità. È felice nel mondo. Quando vedete un gatto, vi è mai capitato di un gatto che si agita, che si infastidisce? Si agita e dopo 2 minuti si fa fare due coccole. Quindi non tiene rancore, torna a uno stato di quiete, uno stato di felicità, perché è semplicemente uno stress momentaneo che subito l'istinto e anche una capacità cerebrale logicamente inferiore alla nostra non gli fa elaborare tutti questi pensieri, tutte queste cose, e di base non serba rancore. Quindi torna allo stato di quiete e si fa coccolare. Quindi gli hai fatto un dispetto, gli hai fatto un torto, gli hai calpestato la coda, dopo 2 secondi si fa coccolare. Torna al suo stato di quiete, al suo stato di felicità. Quindi la felicità coesiste, è un qualcosa che noi abbiamo, è dentro di noi, nel nostro DNA, noi di base siamo felici. E realmente il problema è che a questa felicità sovrapponiamo una sofferenza, cioè i vari input del quotidiano non è che ci rendono tristi, ma sovrappongono una sofferenza alla nostra felicità.
E da cosa deriva questo? Io non voglio assolutamente essere complottista, quindi prendete con le molle, però deriva dalla società, deriva dal denaro sostanzialmente, ci fanno le guerre, uccidono persone per il denaro e ci rendono tristi per il denaro, non è assolutamente un qualcosa di voluto, non è un complotto, però sono le logiche di mercato, sostanzialmente nel momento in cui noi avvertiamo una sofferenza di base siamo più pronti a acquistare cose. Che cosa acquistiamo? Emozioni, per l'appunto, quindi noi dobbiamo essere generalmente tristi, sofferenti, in questo modo acquistiamo emozioni, acquistiamo la vacanza, acquistiamo la macchina, acquistiamo tutte cose scambiandole per felicità. Riprendiamo l'esempio prima della luce e del buio. Se io sto in una stanza in cui c'è una piccola lampada accesa, una piccola spia della televisione accesa, il registratore c'ha un piccolo puntino rosso, io magari che cos'è che faccio? Dico, certo, ho tutti questi input, vorrei il buio, ho bisogno del buio, che cosa faccio? Compro una mascherina. Che cosa faccio? Compro un sonnifero per dormire, un integratore per dormire meglio, compro un qualcosa che mi permette di addormentarmi, compro delle cuffie che mi danno il white noise, eccetera, eccetera, quando basterebbe spegnere le luci. Cioè io non mi rendo conto che di base io ce l'ho il buio è alla base di tutto quanto, mi basta spengere le luci, quindi per raggiungere il buio io non devo sovrapporre luce e poi successivamente sovrapporre un qualcosa che mi dia il buio, perché quello che noi facciamo, sovrapponiamo sofferenza e sovrapponiamo emozioni, le scambiamo per felicità. La mascherina, il white noise, le cuffie non sono il buio, sono dei palliativi in qualche modo, lo simulano. Il vero buio è semplicemente spengere la luce, come la vera felicità è semplicemente spengere la sofferenza. Ora, come spengere la sofferenza? Una bella domanda e sinceramente non so darvi una risposta, però credo che è un percorso che tutti noi dobbiamo fare individualmente, ragionando proprio su questo, cioè quando penso a come essere felice non devo pensare a fare un qualcosa, ma devo pensare a spegnere un qualcosa, a spegnere la sofferenza. Cos'è che mi sta dando sofferenza e che mi impedisce di raggiungere questo stato? Allora, non è che devo andare in vacanza, ma magari devo organizzare la mia giornata per evitare dei momenti di sofferenza che non me la fanno godere appieno. Poi logicamente ci sta il vivere emozioni, ci sta andare in vacanza, eccetera, però di base devo agire su questi elementi che mi impediscono di essere felice nel quotidiano. Vi faccio un esempio, perché queste riflessioni partono proprio da esperienze personali e maturazioni personali, per quel che possono aiutarvi. Un elemento che a me metteva molta sofferenza in generale, che poi è un parolone, però dava tanta ansia, tanto fastidio, eccetera, erano determinati meccanismi che c'erano in Italia, cioè il fatto che io scendevo di casa e trovavo l'immondizia, che è una cosa che detestavo, perché c'erano sti piloni immondizia che puzzavano in un comprensorio che comunque era un bel comprensorio, per cui si pagava un sacco di condominio, c'era questa immondizia dentro perché l'ama non entrava nel cancelletto e diceva che non gli funzionava il codice. Allo stesso tempo andare in poste, ogni volta che vado in poste ci metto 2 ore, cioè una cosa assurda. Mi ricordo quando dovevo andare in poste, dovevo andarci la mattina super presto, e anche là ritardavo ad andare in palestra perché dovevo stare delle file chilometriche. I vicini che rompevano le scatole perché facevamo correre gli animali la mattina presto mettevano i cartelli, addirittura hanno messo un cartello gigantesco dicendo che non si raccoglievano le cacche ed era colpa nostra, hanno chiamato il condominio, vuoi caso esattamente quando stavamo in viaggio di nozze, quindi dopo 3 settimane che non eravamo in casa, non c'erano i ricari, mi chiamano dall'amministratore condominiale e mi dice c'è questo problema, gli dico guarda io non so chi sia, però noi siamo in viaggio di nozze, non siamo proprio là, quindi sicuramente non è colpa nostra. Quindi tutte queste situazioni potevano essere risolte come? Affrontando i condomini, cercando una soluzione per il discorso dell'immondizia, cercando un qualcosa, comportamenti proattivi che sicuramente potevano aiutare, però il problema del raggiungere la mia felicità di base era che c'erano tutti questi elementi di sofferenza. Io sapevo che senza questi elementi di sofferenza sarei stato molto più tranquillo, molto più sereno. Che cosa ho fatto? Noi personalmente abbiamo deciso di venire a vivere nel Regno Unito, dove l'immondizia viene raccolta puntualmente ogni diamine di giovedì alle 7:30 cascasse il mondo, è tutto straordinariamente pulito, in poste ci metto 5 minuti che sono 5 perché ci sono 70.000 uffici postali e posso raggiungerli tutti quanti a piedi, le persone sono assolutamente deliziose, c'è un rispetto reciproco, nonché un rispetto della cosa pubblica, che sono tutti elementi che a me rendono felici. Quindi ho tolto questi elementi di sofferenza e così affronto tutto quanto, nel senso che quando mi sento inquieto, quando mi sento di non essere felice, di nuovo sono paroloni e sono generalizzazioni, quello che faccio è cercare di rimuovere gli elementi che mi danno sofferenza, ossia non penso che cosa mi renderebbe felice, ma penso cosa mi sta creando della sofferenza, che cosa mi sta creando dell'ansia, come posso rimuovere. Quindi non vado ad aggiungere sopra, ma vado semplicemente a rimuovere, e vi accorgerete che è veramente una cosa straordinaria.
quando rimuovete questi elementi non serve niente di magico, non serve fare mega vacanze piuttosto che comprare macchinoni, piuttosto che comprare una nuova casa o avere chissà quale tipo di emozione nuova. Basta semplicemente rimuoverlo e ritroverete uno stato di quiete e felicità, e vi renderete conto che noi tutti siamo felici di base, siamo persone felici, e questo è un qualcosa di molto importante. Voi che state ascoltando questo video, che vi sentite in qualche modo di essere sbagliati, che vi sentite che avete delle problematiche di genere che dovete affrontare, che litigate con qualcuno, che vi sentite persi magari, non sapete dove state andando, state aspettando un qualcosa, voi in questo momento siete felici. Questi due stati quantistici sono sovrapposti, coesistono, quindi sì, avete questa sofferenza, ma di base siete delle persone felici, e questo non dovete mai dimenticarvelo. Siete felici, dovete soltanto rimuovere questi elementi di sofferenza e lavorare su di essi per poter affrontare tutte le vostre problematiche, ed è veramente veramente molto più semplice. Quindi non cercate emozioni, non cercate palliativi, ma cercate di lavorare sui veri problemi. Cos'è che in questo momento vi sta generando ansia, sofferenza, infelicità e dolore? Ragionateci, cercate di individuarlo e cercate di affrontarlo, perché di base la felicità è veramente a portata di mano.